Bentornati ragazzi sul canale di Colosso. Oggi siamo qua con Marco Parenti. Cosa abbiamo fatto oggi, Marcone? Abbiamo fatto top 8 al torneo a Bologna e ho portato un mazzo for fun, ho portato gatti e niente, sono contento perché ho iniziato da pochissimo a giocare il mazzo, infatti molte partite potevo vincerle sicuramente, cioè, che ho perso potevo vincere qualche game perché ancora non sono proprio confident. Però il mazzo mi piace, sicuramente ho imparato tante cose e sono contento. Vi faccio vedere, ho 40 carte e faccio vedere la lista che ho giocato, questi sono i best. Rigorosamente con i nostri amici, il nostro starter preferito. Ma lasciamo qua, sì. Sì, ho voglia, Lili, Field Center. Allora, ho vinto questi due cosi, mi interessano. Due bei ho giocato, allora, tre. Ho giocato a tre del piccolo team, il mio gattino che ho a casa, il piccolo team. Però è imbarazzante, carta scarsissima, non lo risolve mai, una volta, un game due volte non la risolve. Due di Nerino, il mio gatto, due di Panteron Nerino perché cioè in realtà si poteva giocare anche il terzo, però ho notato che pescarli entrambi è un meno clamoroso e quindi questo non è once per turn, anche se questa è più forte, è direttamente la carta più forte. Però boh, vediamo, però mi sto trovando abbastanza bene con questo dato, ho sentito una volta la mancanza del terzo, però va bene, diciamo, per essere il primo torneo la lista, volevo fare una lista un po' così e mi è piaciuto. Poi ho giocato come HT, ho giocato 3 Ash Ketchum da Biancavilla, per forza, 3 Ogre, sì, anzi la prima volta in vita mia, 3 Drop e 3 Perm. Allora, come mai Droll? Come mai Droll? certo, spiegacelo. Do la carta più forte del formato, Ash secondo me è fortissimo, sto mazzo va giocata, si potrebbero giocare 2 e 2, 2 Ogre e 2 Ash perché le puoi pescare di pure lì, però secondo me vanno bene queste, si può giocare Gamma, ora vedrò se terminarlo. Ma Ogre ha performato? Sì, Ogre per me va giocata, per me va giocata a 3 Ogre, una carta forte, non ho beccato Samurai, però non era un problema Samurai. Ogre però ho beccato tantissimi cash, ho beccato Branded, Best Deck, un Mirror, Sword Soul, tantissimi cash, come detto. Sì, davvero, molti. Cazzo. Migliore entrap che hai pescato contro cash? Nessuno, è ammazzato troppo forte. Eh, speriamo lo tocchi un cash, sennò un casino. Niente, ho giocato questo. Poi ho giocato di magie pure, lì ho giocato 3 di questa. Sì. 3 di questa. 3 di questa. 3 di questa, 3 di questa, 1 di questa. Vabbè, la continua a 3 per forza, trappola certo. Allora, la scelta, allora su questa vedrete che molto probabilmente si può giocare a 2, infatti oggi a 1 con questa lista diciamo che non mi è piaciuta troppo a 1, però ovviamente non ne puoi giocare a 2, vedrò di forse cambierò la lista, però vabbè, nulla, le carte vanno giocate tutte a 3, uno prova nel senso. Sì, era per testare, sono venuto senza l'intenzione diciamo di vincere ma di imparare a giocare il mazzo in vista del nazionale del futuro. Ci sto, perché secondo me ha potenziale questo mazzo. Scelta giusta. E nulla, queste sono le spell che devi giocare per forza. Probabilmente tutto l'engine, sì. Sì, dato standard. Poi ho giocato 2 tactics, che prima giocavo a 3, ho messo la terza perma invece io. Due tactics, side giochi la terza o solo no, due? No, però si potrebbe giocare anche la terza, carta più forte del mazzo forse. Formato di entrap. Sì, questa va giocata, è fortissima. Poco da dire. Poi ho giocato questa che mamma mia ragazzi, mamma mia. Questa allora, solo una volta è stata forte in tutto il torneo. Addirittura una volta contro la Stira ne ho pescate 3. 3 di queste, terribile è stato. E non so se la rigiocherei, che venendo mandato il torneo, poi non ho vinto tantissimi dadi. Tipo tante partite che ho pescata e andavo tipo col secondo contro la Stira. Mm-hmm. E questa ti faceva una rise e era gialla, quindi non lo so. È un pochino non so se, sbianca. Non so, sì, non so se l'avrei giocata. Questo l'ho pescato poche volte, però non c'è il problema se questa non la peschi è un bel problema. E se vai secondo con determinati mazzi a G1 e la peschi invece è un casino. Quindi qualcosa va giocato, non so se giocherò queste qui, però mi piaceva. Vediamo. Sì, Arthur che è clamoroso. Dixit ho giocato 2 Noir. The Beauty, che forse ne può giocare uno, vediamo, però è forte. 2 Plump e Mono Happy. Sì. Xyz, ecco, mi soffermo su questo, doppio Zeus, più di una volta mi è servito il terzo. Infatti, davvero? Sì, giuro, mi è sempre servito il terzo e infatti mi sa che lo metto, perché Castilla te lo banna e uno se lo toglie, quindi sì, senti la mancanza. Anche il secondo, se ti fa un unicorno, ti fa Yash, non so.
Ash su Teosi, e quindi ti dai, magari poi ti togli il primo, poi devi giocare e ti danno il secondo e sei un po' messo, sei messo male. Praticamente di base staresti giocando comunque con uno solo. Sì, infatti okay. non mi è piaciuto. Proverai il terzo? Sì. Damred e Livusk. Certo. Non giocavo Fucio perché non l'ho testato, ma penso di giocarlo. Guarda fortissimo. Anche Printes l'ho testata, però ho preferito giocare passare con questi due, ma tanto non passavo mai perché partivo sempre malino. E infatti questo non l'ho mai fatto, è l'unica carta che non ho mai tirato, il resto l'ho tirate tutte, sia Donner che Anima. E questa non so se continuare a giocarla, a me mi piace. Ci sta gente con Mint sotto la zona. Vabbè, ci sta una carta carina. E di solito ho giocato queste, carta molto forte del formato sempre. Di main no, perché? Perché boh, mi sembrava più forte di side, ma si può giocare anche di main. Ti piace su, se ti fanno Ash sulle spell? Lo fanno, è giusto farlo a volte, però questa è fortissimo. Ci sa forse di metterla di main, ora vedrò, dai. Proveremo. Ho giocato due Kurikara. Forti. Forse a mettere a tre è troppo forte questa carta. Side per togliere due TT oppure così? No, è proprio per togliere la roba, cioè certo. Oggi sono fortissimo. Due belle, sì. Perché Matmech esiste, Branded esiste, Runic sono dei pazzi ma lo giocano e bisogna rispettarlo. Beccato Matmech. Labyrinth esiste. No, ah sì, ho beccato Matmech, due Matmech ho vinto. Belle vista? Forse una volta. Ah ci sta, dai. Bel, poi? Questo, mai messo. Non penso di continuare. Ma hai avuto bisogno? Sì, ho giocato anche queste due. Sì. Questa. Oh, where are questa top? È fortissima. Queste. Bravo, ringraziami che ti ho prestato il mazzo. Target di trust, TTT e sì, altra roba. Non penso di giocare. Mi ha detto Zerbo. Zerbo è il best, poi cazzi, però non so se continuare a giocare questa. Ma anche questa carta Ash. Giocavi, questa sì. Qui. È l'unica una carta mai attivata. È la prima carta di Magic che ho giocato in vita mia. Poi Collad, Spolverino, a point. Le mono forti. Sì. Considerazioni sul mazzo? Il mazzo fine? Mi piace, finché c'è Castira non è il mazzo più forte del formato. E, è anche troppo rispettato. E ringrazio tutto il team. Ringrazio il Fale che mi ha prestato le carte perché la base americana non è arrivata. Ringrazio Bonnie che è qui a rispettarmi. E ringrazio il professore Bizzi che è venuto con me, ha fatto il viaggio anche a Mike. E saluto Flavio, non so se sta giocando. Sta giocando ancora. E niente, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti ragazzi.